noi non attendevamo da tempo, nel senso che ci rende molto felici, perché è la presentazione di una collaborazione che è stata strategica e fondamentale per il recupero e la ristrutturazione con la Fondazione e oggi anche con la Cassa di Risparmio per tutta una serie di azioni, quindi, che servono al mantenimento, al funzionamento, al posizionamento di Marengo e del territorio circostante, e con alcune associazioni, saluto l'avvocato Grossi per il centro Pannunzio e Bernini per la Demi Brigate, quindi a segno del fatto che il complesso museale e il centro di Marengo, il centro dell'auditorium e tutte le realizzazioni che fanno parte del complesso hanno una vitalità anche legata alla presenza di associazioni che noi speriamo possano essere anche più numerose in un prossimo futuro, perché noi vorremmo che, specie in un momento come questo in cui le difficoltà anche economiche degli enti sono molto evidenti, mantenere mantenere aperte strutture che hanno una valenza culturale e una possibilità anche di implementazione turistica sta al senso di responsabilità della programmazione che il territorio complessivamente può fare, ma possono anche essere oggetto di una partecipazione al governo della cosa pubblica di momenti di associazionismo culturale che, proprio perché collaborano, hanno anche la funzione di mantenere vivi, aperti, fruibili i luoghi. E quindi questa è una diciamo è uno di quegli appuntamenti che noi attendevamo, perché è anche il risultato di un paziente lavoro, di una collaborazione di cui ringrazio ancora una volta la Fondazione La Cassa di Risparmio, le associazioni che ho citato, ma permettetemi in questo caso anche di ringraziare l'ufficio che, specie in questo periodo, ci ha lavorato anche con grande autonomia, passione, competenza e anche creatività, dal dottor Gigi Poggio, i dottori Barone, Bernardotti e la Fiorella Reale, che hanno comunque impostato una rete di relazioni, una programmazione e di proposta concreta che oggi qui noi presentiamo. Abbiamo traguardato un numero significativo di visitatori, poi il dottor Poggio ci dirà, perché abbiamo anche alcuni dati che derivano dall'osservatorio culturale. Abbiamo alcuni obiettivi anche ambiziosi che sono quello di raggiungere un numero di visitatori tali da giustificare l'idea che il polo di Marengo possa essere uno fra i primi poli di ricezione culturale e turistica della provincia, l'idea che Marengo è un brand molto conosciuto, legato ad una storia che spesse volte fa fatica all'estero a essere ricondotta al nostro territorio, ma tutta una serie di azioni che stiamo anche conducendo di promozione del territorio ci aiuteranno invece a dare anche sottolineatura al fatto che Marengo, che a cominciare dalla storia di Napoleone, andare al Marengo d'Oro, a pensare che la scritta Marengo insomma campeggia attorno ai luoghi delle battaglie napoleoniche citate attorno alla tomba di Napoleone, possa essere collegata al nostro territorio, è uno di quegli obiettivi che noi vogliamo perseguire, per i quali ci stiamo muovendo non solo come provincia. Il miglioramento dei servizi al visitatore e anche lo studio e la realizzazione di nuove proposte culturali all'interno del museo. Accanto a questo, tutta l'attività convegnistica per il quale il centro congresso era stato pensato, e l'anno 2012 che si è aperto imporrà, un po' per la modifica anche così normativa che ha avuto anche la Città delle Vittorie, che sarà un'altra delle associazioni presenti all'interno del complesso, peraltro presieduta da Giulio Massovio, che è stato l'ideatore appunto del museo, della ristrutturazione del museo di Marengo, della battaglia di Marengo.
Dicevo, l'anno 2012 ci impone anche per le modifiche che il dibattito istituzionale sta affrontando, che riguarderanno l'ente provincia, anche la definizione di una linea di gestione che traguardi nel tempo, indipendentemente dalla forma con cui verranno governate le province, la possibilità per il museo non solo di continuare ad essere aperto al servizio del territorio, dei cittadini, ma a ampliare anche la propria offerta. A questo proposito volevo sottolineare anche un lavoro che è stato fatto anche attraverso una ricerca paziente, la possibilità di comporre una proposta che può essere anche un modello da applicare anche ad altre strutture culturali, e cioè la proposta del piano di sponsorizzazione del progetto Cultura Impresa per il Territorio in Marengo Museo, perché noi crediamo che anche questa nuova idea di un'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori del territorio rispetto al bisogno che noi abbiamo di dire che questa crisi può essere traguardata.